Это материалы. Questi documenti riguardano un incontro di lavoro che si terrà a Ivanovo. Questa è una lista di persone a cui vogliamo rendere onore nella giornata della donna. Завтра женщин, 8 марта. E questo proviene dall'FSB. Non posso farvelo vedere. È un peccato. Mi sarebbe piaciuto riprenderlo da vicino. Sì, ci credo. È per questo che ho messo questo documento strategico dentro al cassetto. Che cos'è? Si tratta di un preventivo. Una delle molte alternative. Nelle riunioni ne prendiamo in considerazione diversi, ovviamente. È una cosa normale. Развитие экономики. Il futuro del nostro paese si trova per caso in uno dei cassetti della sua scrivania? Che cosa ha ereditato dall'ex presidente Boris Yeltsin quando si è insediato nell'ufficio? Tutto. Che cosa c'è di nuovo? Il computer. Lei è un appassionato di computer? Purtroppo no. Usa internet? Non molto. Le mie figlie mi stanno insegnando. Ogni tanto mi danno qualche lezione. Le sue figlie sono mai state qui? Certo. E com'è andata? Non l'hanno trovato interessante. Non gliene importava nulla. Hanno voluto sedersi sulla no. sua poltrona? Erano troppo impegnate a giocherellare con il computer. Cosa vede dalla finestra del suo ufficio? A dire il vero, non ne ho idea. Possiamo far dare un'occhiata ai telespettatori? Certo, fate pure. Non ho avuto il tempo di guardare fuori dalla finestra. Dovrebbe esserci un cortile. Non è una persona curiosa? In realtà lo sono. Ma in questo periodo sono concentrato su cose molto più importanti per il paese. No, mi sbagliavo. Non è un cortile. Da questo lato dovrebbe esserci piazza Ivanovskaya, se non sbaglio. 3 del mattino. Si dirige verso casa a bordo di un'auto occidentale di lusso. Qual è stata la sua prima automobile? Una Saporojet, l'auto base sovietica. Mia madre l'ha vinta alla lotteria. All'epoca la scelta era se prendere i soldi o l'auto. Per fortuna, dopo mia insistenza, ha scelto di tenere la macchina e questo mi ha reso molto felice. È stato come un sogno che si avvera, perché non eravamo ricchi e non avremmo mai potuto permetterci un'auto. Averne una da studente negli anni 70 era magnifico. Era una sensazione indescrivibile per me. Fantastica. Fantastica. Quale automobile sognava di possedere in futuro? Ero soddisfatto di quella. Dico sul serio. In seguito ne ho voluta una più grande. Ho guidato la Saporojet per 12 anni. Sulla strada verso la sua residenza, Putin fa una sosta. Vuole visitare un monumento commemorativo. Putin usa ancora una volta le riprese per giustificare agli occhi del popolo russo la sua linea dura nella regione del Caucaso del Nord. La croce e la lapide ricordano gli attacchi ai palazzi di Mosca nel mese di settembre del 1999, che causano più di 300 morti. Putin lo ripete: i colpevoli sono i terroristi ceceni. L'iscrizione recita: Signore, salva le anime di queste vittime innocenti. Chi commette azioni simili non è una persona normale. È un crimine orrendo, abominevole. Spesso mi chiedo quanto si debba essere malati per far saltare in aria delle persone innocenti in piena notte. È orribile. C'è solo una risposta a una tale barbarie. Vendicarci. Solo grazie a un'azione decisa possiamo prevenire queste tragedie. La disintegrazione del nostro paese. E proteggere i nostri cittadini. Tutti. Occhio per occhio, dente per dente. Questa politica fa lievitare la popolarità di Putin fra i russi. A marzo 2000, l'ex agente del KGB vince le elezioni presidenziali con il 53% dei voti.
Alla cerimonia di insediamento del suo pupillo, Boris Yeltsin versa in gravi condizioni di salute, ridotto ormai a una mera ombra di se stesso. Io giuro di proteggere i diritti dei nostri cittadini e di servire la Costituzione della Federazione Russa. Giuro solennemente di proteggere l'integrità della nostra nazione e di proteggerne la sovranità. Giuro di garantire la sicurezza del nostro popolo. 11 settembre 2001. Gli Stati Uniti sono il bersaglio del peggior attacco terroristico moderno. Gli attentatori suicidi di Al-Qaeda riescono a dirottare 4 aerei di linea. 2 velivoli vengono fatti schiantare contro il World Trade Center di New York. Le immagini fanno il giro del mondo. Muoiono più di 3.000 persone. Questa volta la risposta del presidente russo è tempestiva. Mi rivolgo a tutto il popolo americano a nome della Russia. Sappiamo cosa significa un atto terroristico. Vi siamo vicini in questo momento. Avrete il nostro appoggio. Putin visita Ground Zero. Il grande capo del Cremlino mantiene la parola e sostiene gli Stati Uniti nella loro guerra al terrorismo. Permette alle forze statunitensi di usare delle basi nella sua sfera d'influenza. Da quel momento in poi, gli aeroporti delle ex repubbliche sovietiche dell'Uzbekistan e del Kirghizistan diventano centri di rifornimento per l'operazione americana in Afghanistan. L'assistenza di Putin porta a un leggero miglioramento a lungo termine nei rapporti fra i due paesi. Dimostra spesso tatto e diplomazia nella politica estera. Nei suoi confini, invece, fa tabula rasa. Questo incontro con gli oligarchi accelera la caduta del russo più ricco. Il barone del petrolio Mikhail Khodorkovsky vive sul filo del rasoio da lungo tempo a causa del sostegno all'opposizione e alle sue stesse ambizioni politiche. Ma questa volta il multimiliardario commette un grave errore. Accusa Putin di essere il responsabile della corruzione crescente nel paese. Negli ultimi 4 anni il numero di persone vittime della corruzione è aumentato e il 25% della popolazione si è macchiato di tale reato almeno una volta. I sondaggi mostrano che i funzionari del governo sono tra gli individui più corrotti del paese. Sono fatti che ci stanno a cuore. Faremo delle indagini al riguardo. Tuttavia, gradirei tornare alle vostre critiche su Rosneft. Lei ha detto che questa azienda petrolifera non è che il frutto di un'operazione di natura predatoria e di pratiche irregolari. No, lo Stato cerca solo di ottenere alcuni campi petroliferi, la maggior parte dei quali appartiene ad aziende private come la vostra. Faremo dei controlli per stabilire se è stato tutto legale. Ottobre 2003. 6 mesi dopo questo diverbio, Khodorkovsky e il socio Lebedev vengono arrestati. La magistratura smembra la loro azienda Yukos. Le parti migliori, tra cui le operazioni di estrazione, finiscono allo Stato. Il russo più ricco viene condannato a 8 anni da scontare in un campo di prigionia per frode ed evasione. Immagini provenienti dal lontano est, vicino al confine cinese. Poco dopo la fine delle loro condanne, Khodorkovsky e Lebedev ricevono altri 6 anni in un secondo processo. Sono accusati dell'appropriazione di 19 miliardi di euro. Gli osservatori neutrali del processo lo definiscono una persecuzione di natura politica. Putin li usa per fare di loro un esempio, un segnale per gli altri oligarchi. Le politiche di repressione comportano che a questo punto l'ex agente del KGB venga considerato un dittatore, soprattutto dai paesi dell'Europa occidentale. Soltanto l'ex cancelliere tedesco considera il presidente russo ancora un impeccabile democratico. 9 maggio 2005, 60° anniversario della vittoria sulla Germania nazista. Schröder diventa il primo cancelliere a presiedere alla parata militare nella Piazza Rossa. Schröder e Putin hanno ancora un eccellente rapporto personale.
Putin vuole una riconciliazione totale e dimostra grande tatto nelle interazioni con Schröder. Il suo discorso è obiettivo. Al suo interno la Germania non riceve alcuna frecciatina. Non dobbiamo mai dimenticare gli orrori di questa guerra. Dobbiamo ricordare che il mondo è stato sull'orlo del precipizio e le terribili conseguenze dell'odio razziale. Solo preservando la memoria possiamo impedire tragedie simili in futuro. Le economie di Russia e Germania ora sono legate a doppio filo, soprattutto grazie ai crescenti rifornimenti di gas e petrolio, che iniziano a sviluppare una dipendenza da Mosca. Il presidente Putin ha poca pazienza per simili timori. Il nostro gas non lo volete. Non volete sviluppare l'energia nucleare. Come vi scaldate? Con la legna? Il Cremlino dell'energia, la centrale della Gazprom a Mosca. Da questa sala di comando vengono gestiti i rifornimenti di gas per gran parte dell'Europa. Arriva il gasdotto sulle coste finlandesi. La nave italiana ad uso speciale, detta Castoro 6, posa la seconda tratta del gasdotto baltico. Anche la prima connessione di gas tra Russia e Germania non è priva di controversie. Alcuni critici hanno paura di un'eccessiva dipendenza. Ovviamente i fornitori, in Russia, la vedono in tutt'altro modo. Per usare la stessa terminologia che usano quelle persone convinte, che dobbiate preoccuparvi soltanto di Gazprom, potremmo dire che anche noi dovremmo preoccuparci dell'Europa. Siamo altrettanto dipendenti dai profitti. E se smettessero di pagare da un momento all'altro, che cosa faremmo? Sono discorsi infantili. Il gasdotto Nord Stream 1 è progettato per sopportare carichi per 50 anni. Questo richiede grande fiducia nella tecnologia e nella politica. Tutte le politiche energetiche hanno sempre a che fare con le autorità di Stato, questo non lo metto in dubbio, ma se parliamo di politica di potere, si presuppone che ci si debba preoccupare dell'affidabilità dei fornitori, ovvero la Russia, e non è così. Anche nei periodi più bui della guerra fredda, la fornitura di gas non è mai stata messa in discussione. 200.000 sezioni di tubo, ciascuna della lunghezza di 12 metri e il peso di circa 12 tonnellate, vengono posate nel Mar Baltico per il gasdotto gemello. Un progetto maestoso, a cui Schröder dà il suo sostegno quando è ancora cancelliere tedesco. Dal prezzo di 7 miliardi di euro è uno degli investimenti maggiori d'Europa. Un quarto di tutto il gas consumato dai paesi europei sarà fornito dai gasdotti gemelli. Il gas russo arriva in Germania, nell'approdo di Lubmin, in Pomerania. Qui, in conformità alla griglia di distribuzione europea, pressione e temperatura vengono adattate. Ad agosto 2011 il gasdotto baltico viene fuso nella griglia di distribuzione europea. E dalla fine del 2011 il gas siberiano si riversa nelle case tedesche. La cancelliera Merkel e il presidente russo girano insieme la valvola del rifornimento energetico russo-tedesco e il gasdotto viene finalmente aperto. Da allora la Germania compra il 55% del suo gas dalla Russia. Un secondo gasdotto, il Nord Stream 2, viene costruito e completato, ma fermato dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Tuttora il gas continua a scorrere nel vecchio gasdotto. Per quanto tempo ancora sarà da vedere, come anche la durata delle riserve. Il gas viene immagazzinato in grotte sotterranee. Le grotte saline vengono create appositamente. Alcune di esse ora sono di proprietà.